Buonasera a tutti, sono Mattia Gianesini. Stasera volevo presentarvi gli GNU Linux Tools, o anche chiamati Unix Tools, ma in generale sono. Intanto una breve storia. Allora, beh, come sappiamo, nel 71 c'è la prima versione di Unix in assembly, in cui i programmatori furono anche Ricci e Kerrigan, che sono stati programmatori del C, inventori del linguaggio C, quindi due figure di spicco. Inizialmente Unix era comunque closed source, quindi il codice non era libero, assolutamente. Poi abbiamo 2 anni dopo viene riscritto in C, sempre dai due personaggi emergenti. Poi abbiamo Stallman, che con le sue idee del software libero contribuisce a creare il GNU Project, quindi Snot Unix. Poi abbiamo la Free Software Foundation, e la GPL. In questo scenario abbiamo, diciamo, l'ideologia GNU, abbiamo una fondazione per il software libero, abbiamo una licenza, ma non abbiamo il software. Quindi, diciamo, il pezzo finale è dato da Linus Torvalds nel 91 col kernel Linux. Allora, quando si parla di Unix Tools o comunque programmi in generale, va introdotto il concetto di pipes, che sarebbe la redirezione dell'output. Cioè, pipes vorrebbe dire più che altro tubo, poiché è possibile che due programmi vengano messi in comunicazione, perciò un programma guarda un'estremità di lettura e l'altro vede come scrittura. Uno scrive e l'altro legge. Come si possono vedere in questi esempi, con questo simbolo che è la pipe, io posso fare redirect dell'output di ls a un altro programma che lo prende come input, ad esempio mor, che comunque è un editor di testo. Ma posso anche farlo così, con la parentesi angolare, ad esempio qua. Diciamo, non viene scritto sull'stdout, quindi sullo schermo, ma viene scritto su un file, .txt, o comunque posso fare anche l'operazione inversa, quindi ad esempio posso fare l'input delle istruzioni, ad esempio di un database MySQL, per poter automatizzare operazioni. A livello, diciamo, codice, questo può essere ottenuto attraverso i file descriptors, che in pratica si crea proprio una sorta di, diciamo, tubo, per visualizzarlo meglio, quindi un programma comunica con quell'altro. La cosa intuitiva e interessante è che è possibile concatenare molti programmi insieme, non solamente due o tre. Questi sono alcuni dei tools presenti da fin dai tempi di Unix, più o meno diciamo che le funzioni sono sempre quelle di base base. Come potete vedere ci sono alcuni comandi di base di un sistema Linux, ls, cp, mkdir, remove, che diciamo usiamo più o meno tutti i giorni. Poi ci sono certi comandi più esoterici del tipo xargs, t, what is. Questi comandi di solito sono nel pacchetto core utils, quindi nella maggior parte delle distro sono comunque installati di default, anche perché senza questi utilities la vedo difficile usare un sistema operativo, a meno che non si usa solamente l'interfaccia grafica, ma a questo punto Come facciamo usiamo tornare. Beh, brevemente spiegherò i programmi salienti perché sono tanti, sono davvero tanti. Non so, ad esempio, md-sham, questo fa il calcolo del checksum, ad esempio, di un file, sleep, mette il programma in pausa per un tot di tempo predefinito. Questo, vabbè, stampa la directory in cui siamo attualmente e via così. Allora, volevo partire con awk, awk. Questo programma permette di, diciamo, manipolare il testo. Questo è soltanto un esempio, può fare molte, molte più cose, ma io nella mia breve esperienza l'ho usato per questo. Quindi con echo stampiamo una frase di testo sull'stdout, tramite pipe colleghiamo l'echo e awk, e io ad esempio voglio stampare il secondo campo, d. Voglio stampare il terzo, basta che metto in questa variabile $3 e posso stampare il terzo. Notiamo che parte da 1 e non da 0. Se invece scrivo 0, semplicemente scrive tutta la stringa. Awk è molto, molto, molto potente, non si può usare solamente per questo, ripeto, ma leggendo comunque il manuale si possono vedere le varie opzioni, i vari altri principi di funzionamento. Insieme ad awk, un altro programma molto citato è sed. Sed è un manipolatore di testo un po' più avanzato, nel senso che può effettuare sostituzioni di parole. Ha anche con regex che qua non ho messo, però può fare sostituzioni multiple,
può cancellare righe, può appendere dopo una certa parola, una moltitudine di operazioni molto molto interessanti, come ad esempio qua ho convertito le lettere da minuscola a maiuscola, semplicemente con una riga. Io ad esempio quando in azienda mi sono dovevo cambiare il nome dei file, delle scritte dentro il file, era una distro molto molto minimale, non c'era neanche un editor di testo ad esempio Vim o V, e mi sono trovato davvero comodo usare un comando di questo tipo. Con tre comandi, una riga, ho cambiato i contenuti di un file, paradossalmente. Grep. Con grep è possibile prendere, cercare delle stringhe da qualunque, diciamo, fonte, quindi sia da un file che dall'STDIN, ad esempio. Di testo, Sì, sempre di un testo. testo, no, Sì, perché ok. magari qualcuno pensa che è usato, è un testo. Beh, comunque. Ah, ci tengo a citare che questi tools comunque operano sempre su stringhe di testo, quindi siamo sempre lì, sempre o contano quante righe sono di testo, o printano eventuali parole, ma sempre operano sempre, sempre sul testo. Quindi ad esempio ho una frase divisa in 3 linee, io voglio fare il grep di un qualunque parola, numero che c'è su una particolare linea, come vedete qua anche se un po' tagliato, lui prende l'1 e mi stampa che è quello che c'è dietro. Questo può essere utile se ad esempio ho un file con tante righe, io devo trovare delle particolari parole, non so dove sono, io posso cercare la parola e lui mi restituisce la linea. Poi eventualmente, come ho detto prima del concetto di pipe, io posso concatenare più comandi, quindi io potrei mettere, non so, awk e voglio printare, non so, la seconda colonna ad esempio, posso comunque concatenarle, posso fare con più ricerche. Io qua ho usato il meno E perché ne voglio trovare sia che rispettano non solo entrambe le condizioni, ma diciamo come se fosse un'ora, quindi questa e questa. Invece io mi sono dovuto trovare a usarlo ad esempio più grep uno dietro l'altro, quindi grep 2 ad esempio, type grep 2, grep 3, perché volevo che non trovasse più righe, ma proprio informazioni in una sola riga. Cut. Questo permette di dividere, in questo caso con l'opzione meno D, delimiter, specifica un delimitatore da usare per poter effettivamente splittare una stringa di testo, un qualunque cosa, e poi prenderne un particolare campo. Qua ad esempio l'ho impostato come delimiter lo spazio, perché qua questa frase è stata scritta con degli spazi in mezzo, se erano degli a capo bastava mettere lo slash n come delimitatore, quindi senza problemi. Se ci fosse stato un punto e virgola, punto e virgola. Con l'opzione meno F field noi andiamo a selezionare un campo, quindi ad esempio 2, voglio 2. 1 meno, questa è una sintassi un po' particolare, sta a indicare voglio dal primo fino in fondo. Questo qua, meno 3, da 3 meno in fondo, quindi dall'ultimo campo fino in fondo. Questo può essere utile nel caso, come prima, sempre concatenando i comandi, le varie utilities. Voglio fare più operazioni su una riga, ho bisogno di ridefinire un testo. Posso semplicemente concatenarli e specificare le varie opzioni. Head. Qua ho incluso soltanto il pacchetto head, però c'è anche il comando tail, che più o meno sono la stessa cosa, soltanto che uno è più che altro per l'output di files, quindi ad esempio io limito l'output da 2 righe a una riga. Head lo vede dall'inizio alla fine, mentre tail, scusate, fa l'operazione opposta, quindi dalla fine a sopra, quindi ad esempio, non so, ho un output di un file molto lungo, voglio leggere le ultime 50 righe, non serve che apro un editor di testo, vado in fondo, posso fare, non so, cut, nome del file, tail, voglio le ultime 10 righe, faccio meno 10. Esatto, Tipo di Maskit, ad infatti. esempio. Normalmente, cioè, uno dei primi usi di Maskit è cosa? Sì, per limitare l'output Sì, e non avere perché, troppe esatto. righe. Cut. Cut è molto usato soprattutto per vedere il contenuto del file, no? Io l'ho sempre usato così, però il suo vero scopo sarebbe concatenare i files. Quindi effettivamente quando noi lo usiamo per vedere il contenuto di un file, noi semplicemente lo concateniamo a nulla, lo concateniamo a se stesso e lui viene stampa il risultato sull'STDOut. Interessante notare che scrivendo cut senza argomenti, lui prendeva l'input da tastiera e gli riscrive. Non fa nulla così, cioè senza argomenti, io scrivo, lui ripete semplicemente quello che scrivo.
Con questo comando qua ho concatenato i due file, nel 2 c'è scritto il 2, nel tmp.txt c'è scritto l'1. Questo è utile, ad esempio, voglio sommare più files e sempre concatenare altri di questi tools, ad esempio, senza dover aprire file di qua, file di là. Semplicemente facendo così posso concatenarlo in molta semplicità. No, E fa di shipper che non è. lo vedi soltanto nel STDout. Se Ah, vuoi farli in un file di uscita, ok. potresti Va farlo. solo stampato. Esatto, se vuoi concatenarli in un file di Sì, uscita, puoi fare ok. o una pipe o magari c'è la funzione di cut, basta leggere il manuale. Con echo posso scrivere in un file. Qua scrivo nell'STDout, ad esempio, qua come ho fatto vedere prima faccio redirect in un file, come si può vedere, file.txt contiene la frase di testo che era prima. Find, questo comando molto molto utile. Quando dobbiamo trovare qualcosa nei nostri sistemi, ad esempio non abbiamo interfaccia grafica, comunque dobbiamo operare su un server, quindi non abbiamo quasi nulla, siamo lasciati quasi noi stessi con i tools base, possiamo usare il comando find, che specifica davvero molte 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 opzioni. In questo caso vuol dire cerca nella directory corrente e che abbia questo nome. E lo trovo. Qua io ho introdotto cat per dire trova tutti i file che trovi, applichi questo. Questo non sarebbe probabilmente corretto perché se magari io ho una regex e devo trovare, non so, gli ultimi file che ho modificato in 3 giorni, qua come faccio a dirgli il nome? Se magari, non so, il file inizia con log e poi ci sono delle stringhe di numeri, ad esempio una data, io metto l'asterisco, come dire, da lì, tutto quello che c'è fino al punto txt, non è probabilmente, diciamo, corretto usare cat. Ma usare un comando che vi mostrerò dopo, che comunque serve sempre per operare su più righe. Più righe trova questo e il prossimo comando concatenato eseguirà dei comandi. Il sort e gli unique sono veramente dei comandi mnemonici, basta semplicemente leggere il nome. Con sort, in questo caso con meno R vuol dire meno random. Io ho riordinato questi numeri casualmente. Si può fare ovviamente di tutto. Dalle righe di un file, qualunque cosa che venga presa in input. Con unique semplicemente elimino gli elementi uguali. Cioè il bello comunque degli Unix tools è che non sono programmi tanto complessi in sé, non è un unico programma che fa una cosa molto complesso, sono tanti piccoli programmi, ognuno svolge una sua funzione particolare, molto anche semplice perché unique è una parola. E ho eliminato tutti i valori uguali, ad esempio, e la forza di questo non è nell'usare un programma solo, ma è la loro unione, quindi la possibilità di poterli mettere insieme. È questo che è la vera potenza, no? Del nostro sistema. WC è molto molto utile quando devo contare linee, ad esempio VC, non so, ho bisogno che un file, voglio vedere se un file è stato scritto da un programma che scrive log. E ho bisogno che sia automatico, posso fare un bel vc-l e vedere quante righe ha, se funziona, se il programma è mai partito. Ma questa è un po' una cosa particolare, nel senso che comunque questi programmi, questi tools, non è che funzionano per forza così, con le pipe, io posso usarle anche da sole, non devo per forza concatenarli. Sed, non devo, awk, non devo per forza farli così, non ha bisogno della pipe per forza, io posso fare semplicemente awk, sugli argomenti e il nome del file, usarlo come un programma normale. Infatti, io qua ho fatto, diciamo, un po' questa sintassi qua viene definita come in modo scherzoso cat abuse, perché hai abusato di cat, nel senso che tu hai chiamato un altro programma per scrivere sull'STDout, in questo caso il contenuto di questo file, per poi darlo in output a un altro programma. Cioè, tu hai avviato un programma in più per nulla. Tu avresti potuto fare semplicemente vc-l, nome del file. Quindi è un po', cioè è un modo molto, sì, ripeto, scherzoso per dire hai usato di un programma in più per nulla. Anche se può sembrare corretto farlo così, è sempre meglio cercare di essere, non dico minimal, però evitare di chiamare programmi per nulla. Quindi, dato che, ripeto, questi comandi funzionano da soli, senza dover per forza fare il redirect, sarebbe meglio chiamarlo da solo. Man penso sia uno tra i programmi più utili in assoluto,
Manual fornisce indicazioni e la documentazione dei singoli programmi del nostro sistema. Bisognerebbe basarsi su quello che è scritto su Man, perché sono gli sviluppatori stessi o comunque collaboratori che scrivono ciò che è nel manuale. Invece di fidarsi a siti esterni, di terze parti, o comunque tutorial, io penso sempre che leggere le informazioni contenute sul Man siano il meglio, perché è comunque scritto da qualcuno che ha lavorato a stretto contatto con il programma. Su Man è Si diviso. viene in massima, parliamo della Free Software Foundation, comunque Sì. sono tutti suoi questi programmi qua. Esatto, quindi dobbiamo ringraziare loro. Si basta andare in fondo al man e si Sì, ci vede che. sono gli autori, si può anche l'email per contattarli eventualmente, inviare bug, man è comunque diviso in sezioni, LS ne è una sola. E ci sono delle varie. Comunque questo è una. Io posso vedere una breve descrizione del programma, List Directory Contents ad esempio, LS. Una descrizione più approfondita con tutti gli argomenti. Diciamo, questa non è proprio la documentazione completa, completa, completa. Andando sul sito ci sono documentazioni ancora più complete, ad esempio qua, full documentation, come ad esempio ho detto prima del pacchetto Core Utils, eccolo qua, gnu.org. Posso vedere tutta la documentazione con tutte le opzioni nel dettaglio, cosa fa questo, cosa fa questo, cosa fa quell'altro. Sì, sempre più, Esatto, sempre. il nostro Sai stallman. che è comodo con lo slash e fare le ricerche all'interno del man? Sì, perché come editor, diciamo, per visualizzarlo, UE more, UE less come visualizzatore. Se sì, io dovrei averlo impostato su more. Comunque sono comunque i tasti di Vim più o meno. Io non so, voglio cercare come. Sì, ad esempio, cosa fa il meno A o il Sì, meno oppure voglio l'output a ecco. colori, io cerco un mio pattern, mi dice color when, io da questo posso capire come usare il programma. Ad esempio. Lì è abbastanza corta la descrizione, però ci sono di man di alcuni Sì. programmi che sono prolissi e sono lunghissimi, quindi cercare all'interno è sempre meglio avere un filtro. Cosa bella di Man è che c'è anche il manuale di se Man di stesso. mano. Esatto, quindi io la posso cercare come usare effettivamente il manuale, come vedere qua è diviso in varie sezioni per i singoli utilities. Comunque, secondo me è un programma fondamentale molto 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 utile e penso che deve esserci per forza. Una guida sotto mano, comunque in offline, sempre di riferimento. Abbastanza sintetica, tra virgolette, diciamo, è fondamentale. Un altro comando per evitare magari di perdersi nei meandri di man è what is. Quando si ha un nome di un programma e non sappiamo cos'è, what is ci ritorna che cos'è. Una riga molto semplice per spiegarci cos'è, what is man, interface to the system, reference manuals. Display, ad esempio, what is, display one line manual page description. Io non so cosa fa un programma, posso scrivere what is qualcosa e lui mi dice cos'è. Semplicemente così. A props, invece, fa qualcosa di più, ovvero lui cerca da una stringa che non gli diamo nei manuali dei pacchetti. Io voglio un editor di testo. Ad esempio qua ho dovuto fare un grep di sed perché erano venute fuori Sì, molte entries. prolisso. Esatto. E lui, diciamo, tra virgolette, ti consiglia un programma che potresti avere. A props, non so, Video editing, per esempio. video editing, YouTube DL, ad esempio. Lui matcha tutti quelli, o mi dici più, lui matcha tutti quelli che i manuali hanno un riferimento a questa parola. Che può essere utile nel caso non sappiamo che pacchetto usare, non sappiamo che programma fare, noi dobbiamo fare una certa operazione, e non, comunque è una ricerca nel nostro sistema, la vedo già meglio rispetto a cercare sul web. Ecco. Ma anche perché guardando bene è impossibile avere un'alternativa nel senso o cerchi un motore di ricerca sul web, altrimenti come fai? Esatto. Cioè non è Sì. che proprio il gestore di pacchetti in qualche modo ti possa proprio tanto aiutare, specie se è grafico, tipo software o No, è vero, è vero. sono
si può trovare certe informazioni che ti danno questi. Sì, queste sono fonti, men, soprattutto sono fonti di conoscenza preziosa. Io quando. O anche il Menu Menu Help, che questo. Questo. Che Menu Menu Help dà semplicemente in output delle operazioni semplici con la loro spiegazione. Ad esempio, io ho cercato Menu Menu Help DVC, semplicemente dice, non so, meno C, print the bytes count. Io per fare questo qua voglio sapere cosa. Voglio contare il numero delle righe, meno L, print the new bytes count, molto, molto intuitivo, molto semplice. Una documentazione forse ancora più breve di Sì, man, di mano. esatto, molto, con meno help o di solito meno H, questa volta no. Si può. Sì, questi sono, diciamo, le utilities tra men, what is, approps e il meno meno help quando ho bisogno di sapere di qualcosa, magari non so, non ho accesso a internet, non so cosa cercare perché non so, cioè, se voglio, se ho bisogno di un pacchetto che fa qualcosa, magari non sempre cercando trovo quello che trovo, quello di cui ho bisogno. Magari invece con questi utilities già presenti posso risolvere i miei problemi semplicemente cercando e leggendo, anche perché leggendo, guardando cosa fanno le altre opzioni, ti viene poi più avanti da farli. Ad esempio, avevo provato a fare con grep di una stringa, ad esempio nella mia directory locale, e lui giustamente mi dice. È una directory Arduino e io essendo che ho usato sempre il comando -r -r, ho detto R, se metto -r sarà per recursive, quindi se dovessi fare grep -r tmp qua funziona. E questo è l'integrazione di cui parlavo prima, Sì, le varie un opzioni. po' si va intuito e poi il Esatto, resto si fa sul manuale. è per evitare magari di mettere comandi distruttivi. L'importante è dire che per lo più i comandi, se non è un RM, non sono distruttivi, quindi invitare a provare, leggere il manuale, fare delle prove sul terminale, altrimenti sembrano così complessi da vedere così, ma sono programmi da Sì, provare, che sono esatto. tutta roba, basta aprire il terminale, si prova, si fa. Cioè, evitiamo di usare il remove, l'RM, che per qualche motivo va a cancellare il DeFi, ma tutti gli altri, in linea di massima, mi sembra non facciano danno a Ma nessuno. questo Beh, no, DD è magari. abbastanza distruttivo. Io avevo il mio vecchio portatile che girava Arch, lo usavo come serverino, quindi era veramente molto minimale, non aveva nulla, occupava tipo 200 MB di RAM d'acceso senza server grafico. Dovevo creare una chiavetta di Arch, questo qua era occupato, e metto la chiavetta, faccio dd if del nome della ISO, no? Nome.iso, faccio off, sbaglio disco ma non mi accordo, lo faccio sull'SDA, riavvio e parte l'installazione di Arch mentre avevo la chiavetta. Io ho detto vabbè, è partita la chiavetta, tolgo la chiavetta e riavvio e parte l'installazione di Arch ancora, perché in pratica DD mi aveva sovrascritto i primi 700-800 MB del disco col file ISO, ma non mi aveva detto niente, non mi ha detto attenzione, il file sei nel dev SDA, non mi ha detto nulla, è proprio partito senza. Quindi per questo uso stare attenti, anche con RM, ma anche con move, comunque sempre quando che non ti avvisa. Sì, ci sono pochi comandi sono da evitare così per far prove, a meno che non siamo su una macchina virtuale, Sì, infatti di ma solito si consiglia sempre, non so, quando bisogna eliminare file, tanti file, si sta provando ad esempio una regex, prima si fa con ls. sì, esatto. Per dire, non so, voglio cancellare tutti i file che si chiamano così, prima faccio così, poi faccio così, giusto per evitare di cancellare il disco. Che. Però poi si impara. Ci si scotta e poi si impara a non farlo più. Adesso da quando uso DD sto sempre attento, si guarda 3-4 volte, non è il disco principale. Esatto. Converte in copia file, ad esempio. Sì, un copia, non scrivi bit a bit, una copia diretta, bit a bit, Quale? clona, di Di sì, clona. storia o copia? Distrugge perché sovrascrive.
Converte in copy file, sì. Però non è che DD sia per distruggere, DD No, è serve per più, clonare. detto in modo scherzoso, disk destroyer. Serve per clonare, se devi scrivere, ad esempio, l'immagine di un disco all'interno di un altro disco, DD fa questo, clona vita DD. Ma da dove arriva il doppio D? Ah, è un fuori standard, addirittura Unix è proprio un vecchio comando che usavano nei server proprio all'inizio e è rimasto anche perché effettivamente ha uno standard di opzioni che non è classico di un tool, di un Linux, perché Derivano un po' è tutti da if Unix, quindi e off comunque. uguale, non li trovi in nessun comando, è proprio Certi sono rimasti come se erano nei vecchi uno di sistemi. pochissimi comandi, forse sarà arrivato da Linux, penso, questa per il disk dump. Disk dump, ma distante vuol dire distruggilo. Non può essere distante. Cosa dà il man Il man non dà il nome. No, dump vuol dire buttano nelle squasse, e dump, tutto dump vuol Converti dire. e copia e fai, vedi, converti. Se dump vuol dire. Sì, comunque questo c'è l'autore di. Sempre più, vabbè. Sì, sempre questo foundation. Sì, ma essendo Beh. proprio fuori standard come opzioni del E la comando descrizione dov'è? è sempre in mano. Copy a file, converting Proprio formatting code to the operand. dump. Dump C'è un copia. description. Di data description. In origine era CC che era un copy e un copy. Copy Non è and stato rinominato perché il compilatore ci utilizzava già CC. Allora è stato in D. dov'era il copy and Data description. Descrizione di vabbè, l'acronimo suo del comando proseguiamo. di. Così. Xargs, come ho detto prima, in questo caso qua, se io ho ad esempio molte entry, voglio operare su molti file nel mio disco che soddisfano una condizione, voglio su uno di, ovviamente uno alla volta, su ogni entries restituite da find, voglio operare qualcosa, è un po', diciamo, debole usare cat così. Se voglio fare qualcosa di più complesso, uso Xargs. E ad esempio qua, io cosa faccio? Cerco in questa directory in cui sono, col nome tmp asterisco, che vuol dire qualunque cosa, fino al punto txt. E io qua ho fatto l'esempio che restituirebbe questi due file qua, queste due linee di testo, meno percentuale vuol dire il nome del file, quindi questa riga qua, sostituisci la percentuale. Quindi concettualmente questa stringa qua è sostituita dalla percentuale. Quindi quando io faccio file percentuale, è come se io lo facessi su questo file qua. Cioè, Cosa fa praticamente? praticamente prende tutte le entry, quindi prende in input quello che find trova, quindi ti trova una moltitudine di file. Tu tramite la pipe qua gli dici usa la percentuale per indicare la riga. Quindi riga per riga lui lo prende ed esegue il comando. Quindi non so, voglio rinominare dei file che sono su varie cartelle, senza usare move con le varie opzioni, posso fare così. Trovo il nome del file, qua faccio move e le rinomino. Questo è molto utile per questo. Qua comunque posso concatenare più files. Ad esempio, mi sono trovato sempre in azienda, volevano trovare i file più vecchi di 3 giorni e inviarli in un server per backupare i log. Quindi io cosa gli ho fatto? Ho trovato l'argomento di find per, diciamo, ordinare in base che trovasse solamente i file in base alla data di modifica, che era mtime, un'operazione del genere, che avessero un certo nome. E cosa facevo? Pipe xargs, e qua lanciavo ssh copy e li inviavo nel server. Se no, per evitare magari di fare cicli for, di dover operare su tutti questi risultati qua, su più linee. Che è molto molto utile Xargo, soprattutto in questi casi qua.
volevo presentarvi un esempio di uno script che ho fatto io per risolvere un problema reale. Allora, io, sapete tutti, no, uso Arch, quindi in una i3, che è Window Manager, quindi rispetto ai desktop environment c'è molta meno roba già fatta, ma devi fartela tu, essenzialmente. Non ci sono sistemi di battery saver di default, non c'è l'auto plug and play del monitor. Infatti, appena ho attaccato il monitor non è successo nulla. Io magari ci sono dei tools, ma io ho voluto provare a risolverlo da me, e questo era il problema, ovvero riuscire a comandare un monitor esterno tramite pulsante. Quando lo premo, se il monitor è acceso, lo spegne e ritorna tutto qua. Quando lo ripremo, viene ricollegato. Allora, io lo diviso in tre punti perché questo è, diciamo, quello che io ho pensato potesse funzionare al meglio, ovvero identifico qual è il monitor principale e un secondo monitor. In questo caso uso la Utilities Xrandr. Come potete vedere, vedo l'EDP, che è lo schermo del mio laptop. HDMI A0 è lo schermo del secondo. Allora, qua vorrei far notare che io, usando i3, adesso vediamo se si vede, è più che altro questo il file che volevo modificare. Perché i3 è fatto a Scrivania Workspace. Come potete vedere nei numeretti qua, io ho voluto fare che i numeri pari sono al monitor esterno, mentre i dispari qua. Io avrei potuto tranquillamente lasciare questo nome qua, A0, e diciamo lasciarlo statico. Tanto dico, tutti i monitor hanno questo nome, ma mi sono accorto che non è così. Ad esempio qua, una volta ho visto HDMI 1, HDMI 0, qua ho visto EDP-1-0, quindi mi sono chiesto come potevo farlo, renderlo dinamico, perché se lo lasciavo così non sempre andava. Aveva dei comportamenti imprevedibili perché il gestore delle finestre quei tre non riconosceva la workspace, quindi le lasciava, diciamo, allo sbaraglio. Quindi io opero essenzialmente su queste 10 righe qua. Io le modifico, quando premo il tasto lui modifica queste entries qua. Quindi identificare qual è il monitor principale e aumentare il monitor esterno. Come vedete, con Xrandr, questo è lo schermo del mio laptop e il mio monitor esterno. Ora, tramite gli Unix Tools di prima che vi ho illustrato, lo scopo sarebbe riuscire a filtrare il testo e ottenere questo dato qua, EDP e HDMI A-0. Come l'ho fatto? Allora, io, lo script, sarà una cinquantina di righe, quindi molto semplice. Qua ho creato una funzione, faccio Xandr grep EDP, quindi io trovo EDP, e lo facciamo. Che comunque so che più o meno sempre EDP ci sarà, si chiamerà, o si chiamerà EDP-1 o EDP-0, ma comunque EDP c'è. Quindi lui mi dice cos'è. EDP Connected Primary, ok, io però ho bisogno solo EDP, quindi c'erano comunque, diciamo, più vie per raggiungere questo scopo. Io ho detto conosco cat, lo divido, uso il delimiter, faccio cat-d lo spazio e prendo il primo field. Così ho ottenuto il nome del monitor. Qui qua ci sia scritto DP1, 9, non mi interessa, io so che in questo comando avrò il nome del primo monitor. E infatti lo assegno il risultato di un comando, questa sintassi qua, dollaro, parentesi tonde, serve per assegnare l'output a una variabile in bash, con questa sintassi qua. Così come ho fatto con EDP per prendere lo schermo del monitor, il suo nome, ho semplicemente chiamato HDMI. Io comunque ho soltanto quella porta lì, quindi non ho altre porte, ne so che sempre HDMI si chiamerà o -1 o A0 o B0, questo è. Quindi io salvo i risultati in queste due variabili. Il secondo è controllare se il monitor esterno è acceso, quindi se il mio computer, la mia scheda video è collegata al secondo monitor e sta trasmettendo. Qua viene aiuto Xandr con la sua opzione List Active Monitors, che possiamo farla. Lui mi fa vedere i monitor attivi. Ovviamente qua ci sarà l'asterisco perché è quello principale, lo riconosce come suo, e in più quelli esterni, monitor 0 e monitor 1. Ecco, io volevo prendere, voglio vedere se c'è questo, perché EDP sarà sempre acceso. Se non è acceso lui, io non sono al computer, quindi non mi interessa ben poco. So che più o meno si chiama HDMI, io qua l'ho chiamato HDMI, perché non sapevo il nome esatto, però qua, come potete vedere, è dinamica la cosa. Lui cerca in base a questa variabile qua.
se il monitor che lui ha trovato è acceso, allora lo spengo. Meno meno off. Lui semplicemente spegne il monitor. Ripeto, guarda da variabile, quindi non è, diciamo, uno script statico. Lui è in grado, anche se il monitor si chiamasse HDMI 2, qua cambierebbe, sarebbe HDMI 2 e lo trova. Se lo trova lo spegne. La terzo punto è, se il monitor è spento, lo accendo e nel file di configurazione di 3 modifico le righe. Sempre queste qua, queste 10 righe qua. Allora cosa ho fatto? Semplicemente, prima accendo il monitor, sempre attraverso le variabili, che comunque bash, questo dollar variabile lo sostituirà con il nome qua, con il nome preso prima tramite questi concatenamenti di comandi. Poi cosa fa? Allora, io qua, a dire la verità, l'ho corretto questo script, che poco prima di, diciamo, di vederlo, di sistemarlo, mi ero accorto che avevo fatto quello che prima avevo detto in modo scherzoso, questo cat abuse, no? Io avevo fatto cat di questo file qua e avevo fatto una pipe a grep. E come potete vedere, io qua semplicemente uso grep, stringa da trovare, file in cui cercarla. Quindi ho tolto due parole e un programma in meno. Comunque, sempre per evitare il concetto forks, fork ed esegui. Quindi lui cerca workspace in questo comando, in quel file lì. Possiamo anche farlo, grep workspace.config i3, che è dove è il file. Come potete vedere, lui mi trova tutte le righe in cui c'è scritto workspace. Ne ritorniamo al concetto di grep di prima e del suo funzionamento. Allora, il problema è che mai non servono tutte, ma servono soltanto le prime 10, che nel file sono all'inizio. Prima, perché prima giustamente definisci dove sono i monitor e poi casomai ci applichi varie opzioni. Quindi io che cosa ho fatto? Prima diciamo, mi ridefinisce l'output, fa questo cut con delimiter vuoto, meno F4, in modo che lui mi stampi solamente queste. Scusate, mi stampa solamente questo, perché ho bisogno del nome, non della riga in sé. Meno meno lines 10, lui me le limita a queste, perché le altre non mi interessano, quindi il bello è che non devono essere in impostazioni statiche, questi qua potevano essere anche più sotto, basta che siano quelle prima lì però. Se io avessi voluto prendere queste qua sotto, ad esempio queste qua, mi calcolavo che linea era, erano le ultime 10 righe, bene, facevo un bel tail, meno meno lines 10. Quindi la cosa è abbastanza dinamica, basta che sto attento a dove sono i contenuti in un file. Questo qua avrei potuto usare Xags, ad esempio, però ho ritenuto fosse più semplice, almeno inizialmente, usare un ciclo for. Con questo ciclo for cosa faccio? Dollaro parentesi, da restituisci l'output di queste 10 righe, che per mostrarvi ora, un F4 meno, dalle ultime cose, e add meno meno lines 10, eccoli qua. Io so che i numeri pari sono del secondo monitor, i numeri dispari del primo. Sapendo questo, posso sapere dove sostituirli. Quindi io gli ho fatto sed meno i, vuol dire in place, perché facendo sed normalmente lui ti mostra a video cosa fa, ma non lo fa. Mi sono accorto di questa opzione perché lo provavo senza questo meno i e non andava. Vedo perché forse è un problema sed, ho sbagliato qualcosa io. Leggendo il manuale ho visto che era proprio diciamo, l'opzione meno i, vuol dire in place, è quello che, eccolo qua, edit files in place, altrimenti lo stampa sull'SD out e non lo fa. Può essere utile magari debuggando, dire funziona bene questo regex, questo pattern che voglio dargli. Però se poi bisogna veramente modificare il file, bisogna mettere il meno i. Questa sintassi vuol dire trova questa parola, quindi lui trova workspace, questa regex vuol dire uno di questi. Questo, ad esempio, matcherà questo, l'uno, troverà questo. E lui cosa fa su questo? Fino a qua. Lui trova qua, si posiziona lì, e io cosa gli dico? S, sostituisci. Dollar i vuol dire per ogni linea, quindi
ritornando a questo discorso qua, questo, trova questo monitor e lo sostituisci al monitor main, che qua non aveva molto senso, perché comunque abbiamo detto che le workspace dispari non cambiano mai, sono sempre quelle del laptop. Poi ho voluto comunque metterlo, non si sa mai. Invece voglio che quelle dispari e quelle pari, scusate, siano del secondo monitor. Quindi ho detto, in pratica io gli sto dicendo, qualunque cosa ci sia prima, non mi interessa cosa, tu sostituiscila col monitor side. Quindi adesso non posso farlo andare in funzione perché sennò si spegne. Però se io qua sostituissi, scrivessi test su tutte qua e faccio andare lo script, quando riapro il file c'è scritto il nome del monitor. Questo può sembrare molto, molto semplice, però è molto utile, perché altrimenti avrei dovuto usare xrandering di comando o arandr, ad esempio, per cliccare e modificare il monitor, però avevo qualcosa di più controllabile da tastiera. Tra virgolette dinamico plug and play, e io ho trovato questa soluzione qua. Questo è l'esempio, questo è un cut del file di prima con il delimiter. Io l'ho rinominato test e lui fa la sostituzione. Poi mancava una parte dello script in cui lui effettivamente ricarica l'ambiente perché c'è bisogno di un ricaricamento della configurazione, così che l'ambiente capisca i cambi di workspace e posizioni le finestre al posto giusto, perché se ad esempio sono in modalità solo monitor e ho questa finestra qua 2 qua, quando premo lo script lui lo riaggiorna e me la sposta in automatico senza che lo faccia io. Se no c'erano dei problemi del fatto che potevano rimanere dove erano, quindi io mi trovo con ad esempio 1, 2, 3, 4, 5, e come faceva il programma a sapere dove andare? Si trovava, era un po' una situazione un po' borderline, non si sapeva perché a metà erano qua, a metà erano lì, quindi è necessario, diciamo, ricaricare la configurazione del Window Manager. Questi erano gli Unix Tools. Se volete, qua Disk Usage, ad esempio, che ho voluto, diciamo, scrivere quelli più principali, che questi qua mi sembravano molto, non dico base, però molto, esatto, quindi ho voluto un po' tralasciare ad esempio LS. Anche qua ce ne sono di molti molto interessanti, ad esempio Uptime, che semplicemente visualizza da quanto è acceso il computer, eccolo qua, questo piccolino, se si può vedere c'è scritto up 58 minuti. Non ho usato script strani, ho semplicemente questo comando qua. Se ho uptime, eccolo qua, uptime-p, così me lo restituisce. Qua ad esempio c'era già un argomento, non c'era bisogno di, non so, dover usare awk come prima. Semplicemente c'era un argomento già nel programma in sé. Eccolo qua, show uptime in pretty format. Cioè, a volte non è neanche necessario usare questi tools, a volte i programmi in sé hanno già degli argomenti che permettono di risolvere operazioni senza dover chiamare programmi, perché comunque, anche se molto poco i programmi, chiamare tools, anche se qua li vediamo molto veloci, comunque usano tempi e risorse, anche se minime, comunque le usano. È giusto per avere un po' anche, diciamo, un mindset nel dire uso quello che mi serve, senza abusare di ciò. Qua ad esempio un'altra opzione di awk che non vi ho detto, questo è il numero della riga. Perché ad esempio io qua vedo l'uso del disco da df-h, questa è la seconda partizione, e voglio la seconda riga, non voglio la prima riga. Se dovessi fare df-h dev sda, dunque così. Eccolo qua, DU serve più che altro per contare quanto spazio c'è, di solito si usano le cartelle. Io volevo questo qua, magari c'era un argomento su DF per dirgli dammi solamente questo, ma io ho detto dammi la seconda riga, quindi
NR è una variabile interna, se facessi così mi dà la prima, do NR uguale 2, queste qua ovviamente non daranno nulla, e poi qua posso fare col print, basta contare i campi, 1, 2, 3, 4, 5, print 5, poi qua posso fare, non so, posso togliere la percentuale, posso fare altre operazioni sul testo, sempre con gli altri comandi. Non so, voglio fare un sed, voglio sostituire la percentuale perché non mi piace, non c'è più la percentuale. Questa è, diciamo, la duttilità di questi comandi, perché io in una riga ho ottenuto lo spazio su disco. Posso renderlo, diciamo, pretty come prima, come voglio io, posso modificarlo, posso fare molte, molte cose. Non so, ad esempio, questo qua è per prendere il volume. Gap lab, qua ad esempio stampo una riga, questa è un'altra opzione interessante di Oak, e qua voglio il secondo campo. Qua ad esempio faccio un sed perché lo stato del microfono non veniva bello, non veniva scritto on come vedete qua, ma veniva con parentesi, non mi ricordo che problema c'era, ma veniva comunque, l'output non era ben messo. Ad esempio qua prendo la quinta riga, il sesto field con sed, qua ho fatto una cosa un po', diciamo, balorda, ovvero chiamare più sed, e qua avrei potuto fare, che ultimamente leggendo il manuale, con questo scritto, l'ho scritto tempo fa, avrei potuto fare una cosa del genere, meno e mettere più condizioni, oppure mettere un delimitatore e metterlo così. Teoricamente così fa la stessa cosa. Questo è un altro esempio di come si può semplificare leggendo manuale, usando delimitatori, usando comunque le opzioni del programma, perché prima di magari pensare a una soluzione propria per risolvere qualcosa, magari è già stata implementata. Questo non vuol dire di non provarci, ma di, diciamo, evitare di reinventare qualcosa se c'è già, casomai svilupparsi e imparare come funziona quest'ultimo. Qua ad esempio uso grep, perché voglio sapere... questi info, e volevo sapere in che modalità sono. Performance, conservative on demand, che sarebbe vari governor della CPU. Ho detto fammi un grep del governor, e lui mi restituisce queste righe qua. Quindi qua gli ho dovuto dire, non voglio la prima riga, che mi dice soltanto quali sono disponibili, voglio questa. Magari adesso ripensandoci bene, vedendo che c'è questa parola qua, ad esempio, potevo semplicemente fare which speed e adesso potrei semplificare ulteriormente togliendo questo. Vedete come è molto, molto, molto malleabile la cosa. Ci sono comunque più vie che portano allo stesso risultato, certe più semplici. Di solito io tendo, magari se ho bisogno subito, scrivo come mi viene in mente, magari più avanti cerco di semplificarlo, di renderlo più semplice. Semplice è meglio di complesso, piuttosto che avere 80 programmi concatenati, meglio averne due, ma con usare i loro argomenti, usare le loro opzioni a pieno. Qua ad esempio divido per con il doppio apice, perché volevo prendere la stringa qua dentro, questo qua, che era tra apici, fortunatamente, perché in quel momento, quando ho scritto lo script, mi è sembrato il meglio trovare, dividerlo per apici, così mi divideva questo, questo, e rimaneva questo in centro. E infatti io ho stampato il secondo field. 1, 2, 3. Questo è un altro tools che non ho messo, che sarebbe TR, man TR, Translate of the Charter. Dunque vedete come con man, molto semplicemente, non sappiamo cos'è un programma, man tr, così ci arriva, utis tr, translate the charters, che è molto bello, perché io all'inizio ero un po', diciamo, restivo a leggere i manuali, facevo molta fatica, dicevo, perché leggerlo se posso cercare su internet e trovare una risposta? Però ho detto, cercando su internet, poi mi vedevo che la ricercavo perché non mi ricordavo. Invece leggendo il manuale, magari passavo lì quei 5-10 minuti a vedere... Ah sì, ma questo fa anche questo. Allora va bene, magari in un programma futuro mi ricordo che c'era un'opzione, ad esempio, per fare questa cosa.
Allora dico, almeno so dove cercare, invece di cercare subito e trovare le risposte pronte. Quindi io ad esempio qua ho voluto fare il trailing perché era scritto in grande, eccolo qua. Qua prendo il secondo, il nono field, sostituisco il nome perché come interfaccia Wi-Fi è vista così. Se faccio IP link, eccolo qua, questo è l'Ethernet e questo è il Wi-Fi, ma è visto così, ma io non voglio vederlo così. Qua ad esempio c'è scritto Wi-Fi, perché io voglio, deve essere un nome che io capisco. Quindi qua ho fatto un breve sed. E poi era scritto in grande, quindi ho fatto trovami i caratteri grandi e rimpicciolisce, mi fa lì in lowercase, che potete vedere come i comandi sono molto molto intuitivi. Visto uno, gli altri vengono da sé. Trovo, sostituisco, sed, trovo, sostituisco. Sempre lì si gira. Di solito io li vedo i comandi, sono molto ripetitivi, anche comunque dei colanci che sono scritti più o meno dalla stessa fondazione. Quindi un altro uso di cat, ad esempio, qua ho usato delimitatore virgola. Questo è il comando della batteria per dire quanta batteria c'è ancora nel sistema. Sì, meno B. Il meno B lì io ho cercato show battery information perché se lo faccio normalmente mi dava troppa roba, dice no, anche di default c'era, perfetto. Io vedo con meno V ho molta più cose, molti più dati, ma meno B o anche senza, come ho scoperto. Io volevo questo dato qua, e in che stato è la batteria. Quindi lo divido per le virgole, dato che questo output è diviso a virgola, ad esempio, ci sono output divisi a spazi, a punti virgola, questo qua è diviso a virgole. Divido e voglio dal secondo in poi, verso sinistra, quindi 1 e 2. Questo qua viene scartato perché divido per virgole. E anche qua in questo caso era scritto in grande. Questo qua lo volevo piccolo. Tramite sempre TR da grande a piccolo. Questo qua è un'altra, diciamo, cosa che ho usato per la memoria, la RAM, col comando free, what is free? Display amount of free use memory in the system. Con meno H l'opzione permette di renderla visibile, diciamo, agli umani, ecco, human. So, quindi solito il meno H o è help o è human. Anche, eccolo qua, df-h human. Faccio df normale, cosa sono in byte, in blocchi da un K. Quindi io ho detto free-h, voglio la memoria. Io voglio questa libera, no, io voglio la usata, quindi 580 mega su i 6,7 GB. Non voglio tutto altro. Magari c'era un'opzione per dire limitami a solamente quello, però sempre usando i tools è possibile, diciamo, ovviare a ciò senza problemi. Questa secondo me, ripeto, è la potenza di questi tools, la possibilità di collegarli, specificare le varie opzioni e ottenere sempre risultati concreti. Qua ad esempio, questo qua viene scritto, non viene, diciamo, contata come carattere di controllo, di eliminazione, viene semplicemente scritta qua. Qua c'è una piccola slash, non si vede molto, però io voglio prendere la memoria, quindi faccio un awk pipe. Mem. Così prendo la prima riga perché c'era anche la swap, pensandoci bene qua avrei potuto anche fare così, seconda riga, al posto di usare questo qua che comunque trova, però Ci sono vari modi per esatto, se no avrei potuto anche fare un grep mem. Ecco, cioè, tre modi diversi per risolvere la stessa cosa. Io ho dovuto usare questo. Poi semplicemente ho printato i vari field. 1, 2. E poi ho detto
stampameli con qualcosa dentro, perché non lo voglio vedere numeri su numeri, voglio un qualcosa in centro. Un divisore. Cos'è il secondo? Così ho creato questo script per dirmi quanta memoria avevo. Comando date, semplicemente una date. Però questi tools, anche diciamo, se sono datati, comunque ho da poco visto che stanno, diciamo, stanno facendo delle versioni moderne. Moderne in che senso? Io ho questo pacchetto qua che si chiama Hexa, che non è altro che la versione di LS, però moderna, infatti è scritto anche nel manuale. Hexa. A modern replacement for LS. Sono degli utenti, no, su GitHub, quindi sempre con licenza libera. Hanno riscritto alcuni software di questi antichi Unix tools, li hanno riscritti magari dando più opzioni, rendendoli più semplici. Semplicemente così. Poi c'è un altro che si chiama LSD, che fa sempre la stessa opzione di LS. Comunque, diciamo, non sono. Non sono alias, sono No, no, altri no, no, programmi. sono proprio. Sono veri e propri pacchetti, li ho installati io. Poi è vero che si può mettere gli alias, ad esempio io ho l'alias DL come ls-lha, che mi mostra tutto, mi mostra h, coso umano, no? Gruppi, utenti, tutto. Però comunque non sono morti, diciamo, questi tools, c'è ancora gente che ci mette mano, cioè sono comunque alla base dei nostri sistemi. Non si può pensare almeno un utente base, cioè un utente base se avrà fatto almeno una volta LS. Sono comunque pacchetti course. Un altro pacchetto molto interessante da menzionare è TLDR, Too Long Didn't Read. Questo non è Too Long Didn't Read. Che non è un Unix Tools, non è nulla, è semplicemente un pacchetto in cui tramite ciò eviti magari di leggere il manuale. Tu sei di fretta, hai bisogno di sapere cosa fa cat, come si usa cat, tu gli dai questo, gli passi il nome del programma come argomento, lui si sta scaricando la documentazione fornita agli utenti, quindi della community, che ti danno la versione semplificata, quindi taglia i primi 16 caratteri di ogni riga presa dall'STDIN. Ah, ti fa l'esempio, Esatto. cioè ti dà la spiegazione più l'esempio pratico come l'ha scritto. Beh, ti dà direttamente l'esempio più spiegazione, senza tutto il manuale che ti dice cosa fa questo, cosa fa quell'altro. È molto utile nel caso. Quindi puoi copiare e incollare il tuo script e c'è già il comando scritto correttamente, diciamo. Sì, ma magari, non so, perché comunque il manuale può essere un po' spiazzante, dire così cosa uso, cosa non uso, cosa metto. Magari si può provare a fare così, copio la riga qua e poi apro il manuale e cerco di capire cosa fa. Quindi vedo cosa fa meno D, vedo cosa posso metterci, vedo cosa fa meno F, vedo perché c'è la virgola. Quindi può essere usato come per imparare Sono comunque. risorse da GitHub queste. Sì, sono da. Beh, penso che li prendo da GitHub. Infatti non di tutti i pacchetti c'erano, perché eccolo qua. Gli utenti scrivono, ma ci sono degli Unix tool, ce ne sono tantissimi, ci sono quasi tutti, ecco. Io avevo trovato per Confine, ad esempio, che eccolo qua, iName, che mi serviva questa cosa qua. Semplicemente così, qua posso, vedete, cioè semplicemente così, posso trovare il site. Questa è una cosa simile a Xargs. Era una comma for each file. In 30, cioè in 10 secondi abbiamo una stringa che permette di eseguire comandi per ogni riga ritornata dal comando. Quindi molto comodo. È già uno script fatto, Se avessi usato iniziato, man, compilato. avrei voluto, non so, o la conoscevo già. Ma anche qua diciamo che è un po' spiazzante, sono un po'. Prepara cosa fai comprando, con le opzioni. Sono un po' comandi spiazzanti. E questi no, non sono tutti, non sono tutti, ne ho inclusi solamente un paio.
lasciati fuori, diciamo, i più esoterici, più. Quando, ad esempio, questo elenca il numero di processori disponibili. 4, che dovrebbe essere. Non so, ad esempio, per compilare, voglio sapere quanti core sono, voglio fare uno script che trova il numero di processori, non ho voglia di fare cat di file, basta cosa questo. Poi ricordiamoci che c'è sempre un manuale, ncproc, print number of processing units available. Semplicemente, sempre scritto dal Free Software Foundation. Quindi diciamo abbiamo un po' la garanzia che tutti hanno un comportamento più o meno deterministico. E oltretutto sono tutti uguali su tutte le distribuzioni, in quello particolare, nel senso che funzionano allo stesso modo in tutte le distro. Facendo parte del pacchetto Core Utils, mi basta che installo il pacchetto, ce l'ho tutti. Normalmente sono già installati, però. Ah sì. Poi abbiamo, non so, ad esempio, checkroot, permette di entrare su una whatis, ad esempio, checkroot, run common shell with special directory. Non so, ad esempio, durante l'installazione di Arch, è un comando da dare per entrare nel nuovo sistema installato e dare dei comandi. With special root directory, in una cartella posso eseguire dei comandi come se fosse all'interno di un sistema operativo. Quello che bisogna sapere dopo aver fatto il checkroot più Come uscirne? Con W posso vedere che è collegato, ma c'è anche il W. Comunque c'è molta, diciamo, ridondanza nel dire non c'è una sola via per fare una cosa, ma ce ne sono molte. Posso scegliere la via più complicata, posso concatenare un'infinità di programmi, oppure posso sceglierne di usare quelli giusti, gli giusti argomenti, magari pensare un po', rendere il programma complesso da leggere, però veloce da eseguire, diciamo. Poi c'è anche modo per cambiare i permessi, cambiare i proprietari, Base64 per l'encoding e l'encoding, encode, encode, data print, questi sono solo alcuni, ce ne sono molti a dir, che penso non l'avrò mai usato, sempre. Quindi main dir, ad esempio, list directory context. Sleep, print env, stampa le variabili d'ambiente. End, anche questo. Expand, questo agisce più a livello, esatto, converte i tabs to space. Dovrebbe esserci anche indent, esatto. Questo è un bello scherzetto da fare quando col c'è sorgente C, che modifica un po' l'indentazione, sposta. Sul programma Sì, basta fare indent. sempre su file di testo Ah, cioè sì, beh, sì. sempre file di testo Nel poi senso, sia è un programma un codice appunto. di programma, può essere un file di configurazione come ha fatto prima, no? Prima è il suo file di configurazione di I3, tutti gli script che hai visto, che sono quelli che ti fanno vedere la barra sopra là. Sono tutti scritti da lui, che configurano quella barra che gli dà informazioni sul suo PC. E cioè non solo un file di E testo. questo è un file di configurazione del suo PC. Quindi puoi lavorare sul file di configurazione della tua macchina, puoi lavorare su un file di testo perché è un programma, è un sorgente del tuo programma, qualunque cosa, lo so, ma sempre file di testo. E visto che Linux è tutto un file, in linea di È il massima. bello di questo, quindi io posso. Non so, posso agire anche su dispositivi su hard disk, posso dire quando collego l'hard disk fammi il backup del disco in automatico, posso, cioè non ci sarebbe diciamo un limite, posso veramente fare di tutto. Esatto, cioè li posso concatenarli, posso davvero fare di tutto, posso davvero arrivare ad avere un sistema quasi, non dico automatico, però premendo qualcosa eseguo davvero tante operazioni. Poi il bello degli script che posso automatizzare co. Diciamo che a parte diciamo, i programmi, i vari tool, che possono essere
aveva detto, non so, ls, cat, qui c'è anche un po' di programmazione, nel senso c'è un ciclo for che abbiamo visto prima, delle regole per fare gli script in bash, in bash, in bash. Non ci sono solo i comandi e il pipe e la redirezione, c'è anche un po' di una c'è bisogno di una logica dietro, proprio base, nel senso non hai usato molta programmazione su quei script che abbiamo visto prima. No, perché questi script sono molto molto semplici. Esatto, un minimo di conoscenza su come usare, diciamo, fare uno script bash, bisogna averla, perché altrimenti non è che funziona tutto quello che scrivi. Esatto, cioè bisogna un po' entrare nell'ottica di capire come funzionano. Sì, nel dire la shell sarebbe, vediamo, echo shell. Io ad esempio ho ZSH, però ci sono varie shell con cui posso interagire con il sistema. La shell è il programma che ci consente di interfacciarsi con la macchina. Poi, questo? I tipi di shell ce ne sono tante. Ok, quindi la bash è la più usata. Di default abbiamo bash, no? Però ad esempio una più avanzata è la Z-Shell, quella che c'è su Arch, ad esempio. Si può installare su qualunque distribuzione, basta fare un apt install zsh e installata nel pacchetto. Sì, sono comunque pacchetti, ognuna. Sì, ad esempio sh è molto minimale, ho sentito. Sì. Di solito già sui sistemi Android, ad esempio. Bash è... Quello di default qual è? Dipende, su certe distribuzioni è bash, che è questa qua, su altre ZSH, Arch, quando parte con la chiavetta, parte con ZSH. Ma comunque più o meno, a parte certi... Sì, ci sono dei comandi, esatto, diversi, non sono proprio Telecom, Shell, ce ne sono degli altri, non è, ognuno chiaramente... Non è compatibile al 100%, diciamo, tra Shell e Shell. Certi comandi, cioè per lo più i comandi sono compatibili, qualche Shell ha dei comandi magari un po' diversi. Sì, di solito io ho trovato problemi a livello di parentesi. Quando devo fare confronti ZSH, su Bash andava bene, su ZSH no. Quindi non... Perché io metto non li faccio mai runnare, diciamo, con ZSH, io sempre metto sempre sopra la shebang di Bash. Con ZSH no. E volevo farvi vedere Xarg in funzione, un po' piccolino però, aspetta. Questa è la shebang, che dire, dov'è la shell, dove andare a trovarla. Come da prima si è visto csh-l, io ho voluto mettere in questa bin zsh, bin bash, la considero un po' come good practice mettere questo set menu per dire non fermarti quando ci sono gli errori. Se avessi messo cosa molto interessante, set menu x, lui mi fa vedere cosa fa, quindi lui mi scrive a video per debuggare, questo è molto utile quando magari non si comporta come dovrebbe il programma. Metto più x e lui mi fa vedere passo per passo, come se avessi messo dei breakpoint, per dirci. Questo è uno script che ho fatto nella mia azienda, ad esempio. Questo è un ciclo for fino a dove c'è il done, quindi fino qua sotto. E lui cosa dice? Loopa in questa stringa. Io qua, quando voglio scrivere qualcosa, posso scrivere nome 2, e la variabile application assumerà quei nomi lì. Quindi prima arriverà questo nome qua, poi questo, poi quell'altro. Così posso loopare su più, diciamo, stringhe dall'utente. Questo era lo scopo. Qua controllo che non ci sia la cartella. Se non c'è la cartella la creo. Questo qua
con cui ho usato Xargs, perché non sempre, cioè non serve specificare sempre, come ho fatto vedere prima col punto, col percentuale. Potrei anche metterlo implicito, però io, di solito preferisco specificare. Come deve solamente creare delle cartelle, quindi ci sono problemi. Questo invece era la concatenazione che ho citato prima, in cui dice trova il percorso dell'applicazione di prima che si prende dal ciclo. Type F vuol dire trovami un file, perché se mettessi type D mi trovo una directory, giusto per filtrare, magari per evitare di avere, perché se io faccio esempio così, menu name tmp, lui dà ad esempio vede errore quando non riesce a entrare, però se metto menu type file, magari mettendolo prima, lui evita, cioè non c'entra neanche. Qua se comunque fai directory temporanee, create l'avvio, quindi lui prova ad entrarci, comunque non lo troverà. Poi ci sarà sicuramente, non so, cercando su main, l'esclude, vuol dire non cercare lì. Non trovare lì, cerca solo lì. Questo è regex, vuol dire tutti i file che si chiamano .log. Xargs, ovvero ogni riga restituita da qua andrà sulla percentuale. Men è n1 vuol dire prendere una alla volta, una riga per volta. SCP per. Esatto, per SSH, meno 2 vabbè, per avere SSH versione 2, nome del file, che trovato da qua, lui lo copia in questo percorso qua, creandosi, diciamo, dalla data più per dire giorno, mese, anno, questa cosa versione americana, tramite, vabbè, c'è una chiave SSH, e questa sintassi è molto interessante. Echo nulla, parentesi angolare, nome del file, in questo caso era. Sì, perché sì, nome del file trovato da qua. Cioè io qua ad esempio ho fatto un ciclo for. Ho trovato tutte le righe che corrispondono a questa sintassi qua, che erano una decina di file. Avrei potuto farlo così. Avrei potuto usare Xargs, però ho detto, vabbè, dato che comunque è un comando breve, non devo fare nulla, lo faccio così. Lui cosa fa per ognuno? Echo nulla sul file, quindi in pratica lo azzera. Se qualunque cosa c'è sul file viene azzerata. Quando metto una parentesi angolare lo azzera, senza nulla. Lo appende. Cioè, se dovessi fare echo test tmp.txt, cat tmp, eccolo qua. Se dovessi fare echo, no. Lo ricarichi, No test. fa due volte a testa. Ah, ok, sì. Con la doppia sì. Però se faccio echo no test. Faccio echo così. Non c'è più. Come prima questo scrive dall'stdin. Nulla, questo è uno script molto 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 semplice, dove è fondamentale la concatenazione dei tools, sennò Sì, beh, c'è una base di sapresti. programmazione, ci sono Sì, beh, comunque cioè, Bash è non è molto semplice, è sì, abbastanza. diciamo che non bisogna studiare come non so, un Python, Ecco, C o sì. qualcos'altro, qui sono degli script abbastanza più comprensibili, più rivoluti come, però c'è una base comunque di programmazione sotto. La logica per Partendo. dire uso, cioè controllo se c'è la directory, controllo, sì, un po' di base di programmazione c'è, però comunque io quando faccio script bash penso ai comandi che ho dare a mano. Sì, Io dico farei questo, farei quest'altro. e li concateni uno dietro Esatto. l'altro e cerchi di Poi avendo magari una base di programmazione posso dire faccio un ciclo, vedo qua, vedo là, magari faccio salti. Quindi con questo riesco a rendere lo script magari ancora più completo. comunque diciamo, per chiudere il cerchio, che insomma, spiega come si scrive uno script, nel senso che bisogna intestarlo perché venga riconosciuto. Questa è la shebang, così il sistema sa dove cercare la shell per eseguirlo. Se non lo metto potrebbe non capire che è un file eseguibile. E comunque qua potrei mettere qualunque cosa, cioè potrei mettere ad esempio l'output che è venuto da questo comando qua che serve per elencare le shell.
Change Ruby in Shell. Lui mi mostra tutte le shell che ho. Io potrei installarne altre e verrà fuori un'altra riga. Io posso fare bin sh e basta. Lui eseguirà questo programma sotto quella shell lì. Io uso sempre usbin and bash. Questa testazione obbligatoria, questa sintassi qua. Qua magari non so se si può mettere slash bin bash, dove voi avete la shell. Quindi per scrivere uno script si apre un editor di testo qualunque, che è un programma di editor di testo, basta intestarlo con quella scritta lì, quindi gli si dice di usare la bash come sistema, e qua adesso ho aperto un editor di testo che è Vim. Usbin, beh, facendolo senso, ad esempio, voglio il comando date. Date da l'ora. Voglio che lo script mi dia la data. Io faccio slash test.sh, permission denied, non c'è permesso di esecuzione, lo aggiungo con chmod, che è un altro dei tools. Quindi lo posso fare. C'è permesso di esecuzione, x, test.sh. In questo caso l'ha presa perché magari, non so, c'è qualche protezione, tra virgolette, a livello shell, non evita che vada senza, magari zsh in sé che l'esegue così. Però di norma bisogna specificare la shebang, così lui sa esattamente dove andare. Il risultato sarà lo stesso, senza problemi. Poi di solito, ripeto, come l'opzione meno x si può dire: guarda cosa fai, quindi posso dirgli, non so, gli dico dammi la data, bloccati 5 secondi e ridammi la data. Io con questi più vedo i comandi che lui dà, come se li scrivessi io, e poi il relativo output. Meno X. Esatto. Il meno E era per non bloccarti sugli errori, anche se ci sono errori, continua ad andare avanti. E poi non so, si può dire lo stato di uscita, exit 1. O meglio, exit 0 è tutto a posto, quindi oppure exit 1 corrisponde a questo, exit 127, così che magari con altri programmi posso dire: ok, c'è stato un problema, non ci sono stati, questo funziona. Boh, devo vedere un po' lo scripting. Scusate, io non avevo aziendale. Ma scusate, tu stai scrivendo la terminale Sì. adesso ed è la shell. Esatto. Shell e terminale è la stessa parola. Diciamo che il terminale è più il programma, mentre la shell è più, potremmo pensare come io posso interagire con il sistema. Come ci sono varie shell, ci sono vari terminali. Io ho ad esempio Xterm, questo terminale. Quello che uso io è ST, che è abbastanza complesso perché devi mettere mano al file sorgente e ricompilarlo da te. Se vuoi ad esempio delle opzioni, ad esempio tornare indietro con la rotellina del mouse per avere, quando c'è un output lungo, ok? Per tornare indietro. Non è di default, ad esempio. Io devo andare nel file di configurazione e impostarlo come ok, quindi anche da quel livello lì c'è molta molta flessibilità di programmi. Io posso avere, non so, un terminale che mi piace, posso avere un terminale minimale che non ha niente. Io ad esempio uso questo qua, è Xterm, perché posso cambiare la dimensione del font così, senza magari dover rivedere il programma, dover dare opzioni. Questa è la mia cartella. Questo è un emulatore di terminale. Questo è un emulatore terminale. Qua ad Quindi esempio. la shell sarebbe come si interfaccia l'utente alla macchina, perché di shell ce ne sono diverse, ok? Quindi linguaggi diversi. Ok, l'emulatore di terminale è quel programma che lui ha aperto, che noi chiamiamo semplicemente terminale, chiamiamo terminale, e anche lì ce ne sono di vari tipi, okay, con varie funzioni, però in linea massima è
l'emulatore del terminale è sempre la stessa cosa, più o meno. Il vero terminale sarebbe quello, sì, diciamo, dei tempi... Sì, la TDY. Esatto, infatti... Che si raggiunge facendo Ctrl-Shift F1, tu non farlo, perché altrimenti... Sì, sì, senza XOR. Tutti i programmi interagiscono. La shell è un'interfaccia, diciamo. Il terminale è un programma, l'emulatore di terminale è un programma su cui la shell gira. La shell è un programma in sé. Tramite la shell è possibile dare comandi. Quando noi facciamo ls, sotto ls ci sono le system calls a livello di C. Cioè non è che il codice sorgente di ls è scritto in bash, è scritto in C, quindi tramite le syscall di C lui andrà in modo kernel per leggere i file sul disco, quindi è un'interfaccia la shell. Io potrei scrivere, non so, potrei scrivere... Puoi scrivere Firefox, se si apre Firefox, puoi scrivere... Io potrei usare il computer da qua. ...di programma che hai installato e lui si apre. E scrivendo ls non fai altro che lanciare un programma che si trova in una directory, diciamo, sul path, quindi che sia all'interno sul path. Sì, questo qua ad esempio. C'è la variabile ambiente, sbin, si fa ls sbin, questi file, questi eseguibili, in fin dei conti, io me li trovo qua. Se tu hai un programma ad esempio nella home e non è all'interno di quella variabile d'ambiente che ti ha fatto vedere prima, devi aggiungerlo, diciamo, non lo trova, lo puoi lanciare ma devi entrare nel directory e lo lanci. Per lanciarlo direttamente dalla shell deve ritrovarsi all'interno di quelle directory prestabilite. Beh, è un programma, ls è un programma come può essere Firefox, come può essere qualcos'altro, chiaramente lavora in modo diverso, non grafico. Tipo io qua ho aggiunto la directory di Flutter, così posso scriverlo qua, senza dover, ecco, magari non si, senza dover installarlo. Flutter non è installato da me, è semplicemente l'eseguibile che è qua. Io l'ho aggiunto al path, questo avrebbe l'ambiente qua, quindi quando scriverò Flutter, lui lo va a cercare prima qui. Se non lo trova, darà un errore. Infatti quando il command not found, perché non lo trova nel path. Infatti di solito è possibile, non so, aggiungere al path una cartella che ho fatto io, una cartella che ha fatto l'utente con degli script. Posso scrivere il nome dello script così e lui lo esegue. Senza problemi. Potrebbe essere che tu fai uno script, lo metti nel tuo home, cerchi di lanciarlo col suo nome e basta, senza dare il percorso completo, e non lo trova perché la variabile di ambiente non prevede che tu possa lanciare un programma da quella directory. Però abbiamo cambiato discorso forse. Questo è uno script, ad esempio, per cambiare la luminosità. Questo è... allora questo, lui me la cambia, o me la mette alta o me la mette bassa, perché io l'ho impostata a un tasto, no? La tastiera. Che io ho un tasto che me la mette al massimo, che semplicemente dovrebbe essere questo, eccolo qua. Fa un redirect di questo numero qua, lo mette nel file con cui ho dei permessi, che controlla il letto della scheda video, e mi mette brightness al massimo. Questo qua volevo una cosa più complessa. Quando lo premo, una volta, me la riduce del tutto, a 5. Quando lo ripremo, se non è a 5, lo voglio a 105, quindi più o meno metà. Questo è un esempio di if in bash, con le doppie parentesi, anche qua... ci sono varie, diciamo, filosofie, posso usarne una, posso usare doppie tonde. Soprattutto adesso, diciamo che è perché usi i tre, quindi
sorvoli sul discorso dei diritti per poter sovrascrivere, cioè questi sono tutti file di configurazione dell'utente, quindi puoi usare sovrascriverli senza diritti particolari, giusto? Allora, in teoria questo file qua, io mi sono dato i permessi, però al riavvio mi venivano revocati. Quindi ho creato uno script che parte all'avvio lanciato dal root che mi dà i permessi. Ah, ok. No, perché non vedo mai che ci siano problemi con i permessi, quindi dai tutti i comandi dell'utente normale. Sì. Beh, volevo evitare comunque di runnare script come root. Cioè, io ho detto, gli uso in modalità utente. Quando devo fare operazioni di root, semplicemente o mi do i permessi prima, magari uso sudo, ad esempio, per cambiare la frequenza del processore, non so se si vede, mi chiede la password, perché è una cosa da root. Quindi prima avevo trovato uno stratagemma che è un poco, ovvero era semplicemente il cut della password, pipe, quindi quello è un brutto uso, ad esempio, di cut. Sì, ma siamo un file con un altro passo. Esatto, non era il massimo. Nulla qua io confronto, se il numero scritto qua dentro è più grande di 5, qua più grande di 5 avrei potuto mettere anche diverso, perché cadeva nel caso in cui lo runnavo io, lo impostavo a 5, quindi è al 100%, no, lo voglio a 5. Altrimenti, se qualunque altro numero, lo metti a metà e scrive. Fa un append e lo invia a brightness. Sì, perché quando vai, cioè, più che altro il problema è nei permessi, nel senso, fare una figura la spend. Questo qua. Fosse stata una sola, sovrascriveva tutto. Con questa qua appende alla fine. E comunque il file. Anche se è del root, io posso scriverci lo stesso. O ci ho dato un chmod 777. Che non è neanche una cosa. Non è, esatto. O avevo uno script che partiva all'avvio, però ultimamente mi sono messo, diciamo, a fare un po' a cercare di fare le cose in modo più lecito possibile. Quindi hai cambiato i permessi, dati dell'utente, tutti i permessi. A tutti, quindi. Cioè, sì. Proprio un 777 Europa, di tutto. Cioè il chmod, ad esempio, di tempo. Questi sarebbero i vari permessi dell'utente, no? Read, write, execute, questo per il proprietario, io. Read, write, execute per il gruppo video e per gli altri. E questa, per assegnarli qua, e questo vuol dire una directory, non c'è, devo dire che è una directory, potrebbe anche esserci la L, vediamo se è un collegamento simbolico. Io per cambiare qua, ad esempio, posso fare chmod, e questi sarebbe la somma in binario, ad esempio la x vale 1, w write 2, read 7, quindi se voglio dare al mio utente tutti i permessi, il primo deve essere un 7, se voglio negarli a tutti gli altri basta che faccio check così, quindi questi qua saranno a 0. Io, quello che ho fatto io, ad esempio, era uno stratagemma per poter scrivere sul file senza problemi, chmod 777 dai permessi a tutti, quindi vuol dire che qualunque utente, esatto, l'utente, il gruppo e gli altri, una cosa poco raccomandabile. Come prima, se, quando non runnavo lo script, ad esempio, ho fatto chmod più x, vuol dire aggiungi il permesso di esecuzione, così lo script può runnare. Sì, ma solo l'utente, però. Sì, solo l'utente. Se no, ho voluto fare così. Magari pensarla meglio. Nelle directory l'execute equivale all'entrarci. Se l'entrarci. In una directory, quando tolgo il permesso di l'ex, l'execute, ad esempio qua, se lo togliessi non potrei più entrarci. Mentre l'altra leggi, vabbè, leggi contenuto, write, scrivici qualcosa. Non
Questi sono alcuni esempi di script che ho fatto. Alcuni sono molto 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 semplici, comunque questo qua è uno, può essere interessante. Io uso come compositor Picom per evitare sfarfalli e altri artefatti. E cosa dico? Questo l'ho scritto un po' di tempo fa, quindi prendiamolo un po' con le pinze. Non è PS3 per vedere tutti. Esatto. Processi, altri processi. Picom. Tutti i thread, ok? E io cosa faccio? Echo running, quindi lui fa... Ah, questo era di debug, ad esempio, uno script poco, poco ottimizzato. Se esiste, lo cancello. Cioè, con killall posso killare un programma. Questo è un altro dei tools, forse uno tra i PS pericolosi. sta per cosa? Process... Processi, se dai su un PS ti dai i processi Sì, dell'utente, così. un PS solo ti dà solo l'utente, cioè da tipiare Di quel praticamente e il terminale terminale stesso sta girando. lì. Con vari argomenti invece posso dirgli dammi altro, ad esempio così vedo di chi è l'utente che sta girando, questo dovrebbe essere il PID, l'uso del CPU, della memoria, altri vari dati, in che TTY, qua dovremmo vedere ad esempio questo, sta girando su TTY 2, TTY 1, varie statistiche. Quando ho cominciato, quanto il tempo ho usato e il comando. Perché se devi killare un programma, chiudere un programma, devi sapere il PID, cioè il process ID, il numero del processo, e altrimenti o lo dai per nome o lo dai per identificativo. E quindi facendo un filtro, no, non ho capito perché hai usato PS3, però. Uno script un po' che ho fatto un po' di tempo fa e non ci ho ancora messo le mani, però a vederlo così poteva essere semplificato in due righe. No, magari avrà un senso, perché non ho capito il Ma PS3 penso ci così. fossero stati problemi, perché in effetti non veniva preso Picom così? Ok, perché non avevo ancora conoscenza dei tools, quindi mi sono trovato su questo output e ho detto adesso cosa faccio? Invece con PS3 ho detto è più pulito. Invece adesso non so, potrei dire con hook linea 1 senza sbagliare la virgoletta e voglio l'ultimo field e quindi o magari scriviamo non so print l'ultimo oppure possiamo fare un'altra pipe col cat e delimitare lo spazio. Meno field, non so, mettiamo proviamo a vedere il 3. Lui me l'ha tagliato lo spazio. Evidentemente vede più spazi. Sì, ma per step praticamente. Esatto. Un comando alla volta finché si trova la forma corretta per farlo girare. Anche perché non essendo, diciamo, visuale, ad esempio così, sta girando. Anche se qua avrei potuto fare una cosa molto più semplice, avrei potuto fare, non so, un PXOX grep Picom. Ciao. Uso sempre usando PS3, avrei potuto fare PS3 grep Picom, vedere se che risultato dava. Che se davo così, avrebbe dovuto dare, no, non così, 1, se dava così, 0. Questo è l'exit di prima che avevo scritto nello script. Quando un programma esce con successo, di solito esce con lo 0, 0 è tutto a posto. Quando esce con l'1, ad esempio, non ha funzionato, ma gli errori possono variare, non so, errore 255, 127. Qua avrei potuto fare una cosa di questo tipo, non so, if running, no, neanche running, avrei potuto fare if quella variabile di prima è uguale a 0, vuol dire che sta andando, e allora lo killo, senza dover chiamare confronti,
e altri programmi. È più semplice, più sbrigativo per arrivare. Ecco qui. Però questo è un altro script che ho creato per regolare la luminosità a gradi, quindi non o 0 o 100. Semplicemente qua prendo la luminosità e faccio una somma, più 10. E lo riscrivo. Detto, anche adesso vederlo così, questo l'ho scritto all'inizio, perché penso che uno tra i progetti più grandi che ho fatto è questo qua, che sarebbe l'installazione di Arch, cercare di automatizzarlo. Quindi questo è ad esempio per l'istruzione. Non so, questo è uno script in Bash che ho usato per installarlo Arch, perché Arch è un, non dico complicato, però è un po'... Arch Linux è una distro, però molto minimale, puntano molto sul minimalismo, sul devi farti le cose da te, non c'è un installer grafico, ti danno semplicemente dei comandi, una wiki da seguire. No, adesso con l'Arch Installer ti hanno fregato. Ecco, l'Arch Installer, quello è molto interessante, devo dire. Perché a parte salvi la configurazione, già sì, la però c'è la password in chiaro, però. Quindi no, quello non è molto... Vabbè, ma l'installazione è tutto. Sì, è vero. A parte che di solito si dice che Arch si installa molto solo. Io mi sorprendo perché saranno 2-3 anni che non l'ho formato il computer. Anche per Arch si dice che è instabile, ma non è così. Anche se ci sono tanti, tanti aggiornamenti, a me non si è mai rotto. Avendo comunque 1000 pacchetti, giga su giga, non ha mai dato problemi. Quindi ho detto lo scritto. Questo è un script scritto molto molto male, devo dire, a vederlo, perché ero comunque provato a fare dei confronti. Questo ad esempio uno stratagemma che mi era venuto in mente per dire, non so, chiamo un'altra funzione, c'è questo disco, c'è, non c'è. Questo ad esempio controllava se c'era la directory EFI per installare questo qua. Se invece non c'era, perché il sistema operativo, cioè il computer aveva grab, ok, quindi aveva il BIOS, e quindi installavo semplicemente grab, senza il pacchetto UEFI. Poi avevo tolto questo sistema, faccio echo di un valore, faccio echo della... questo è il nome della funzione qua sopra, e quindi questo è un modo barbaro. Poi prendevo il nome della CPU, con questa sempre wildcard, che adesso vedendola così sarebbe stata molto molto più semplice con i tools fare due o tre concatenazioni, soprattutto questo l'HCH root di prima. Questo vuol dire prendi il primo argomento, prendere gli argomenti, la riga di comando, dare la password. Quindi io mi ero posto questo script che era composto dal first, che installava il sistema base. Esatto, il middle, l'ambiente grafico, l'ultimo era il final, è quello qua che installava tutti i pacchetti. Io l'avevo diviso in pacchetti, diciamo, course e quelli user, quindi nei core avevo proprio il base, senza di cui non, man, il kernel, il driver video per l'accelerazione, vedere il disco per montare anche fra i sistemi TFS, sì, che il driver video, il ZSH. Invece l'ho diviso in user package, quindi i miei pacchetti Apache di menu, che è questo qua di menu, un menu molto, molto semplice per cercare applicazioni, MariaDB, database, mlocate, mediainfo, PHP. E quindi io l'avevo scriptato in modo che, non è questo, lui lo installasse da solo. E poi non l'hai mai usato? No, l'ho usato, in realtà ho fatto anche diverse versioni, vediamo se me lo fa fare da qua. Git checkout. Ok, con Git ho fatto più branch. Questa è la branch, quella di prima era la branch da laptop, quindi ho bisogno di mettere grafico. Questa invece è la branch minimale, che davvero non ha nulla. Questo qua rimane più o meno uguale perché i dischi sono sempre quelli.
Però user package ne ho davvero pochi. Qua ho cercato come ridurre il disco perché io mi ero trovato nella condizione di aver installato il sistema operativo in una chiavetta da 4 giga. E quindi volevo cercare di risparmiare il più possibile. Di questo, ad esempio, cancella la cache, questo elimina i pacchetti orfani, questo proprio cancella proprio la directory. Era davvero un sistema molto, molto minimale. E quindi io lo uso così. Poi ci sono tutti un po' di script. Eccolo qua, ad esempio, l'exclude, questo per fare il backup del sistema. Sempre con qua eseguo proprio il comando così. Lui chiamerà quella directory arch più la data, il giorno, mese, giorno, mese, anno. Sì, beh, sono i comandi che daresti a mano. Ok, qui sono i vari script. Ecco, gli script molto. Sì. Mi ricordo che l'avevo pushato per sbaglio su GitHub con la password, quindi avevo fatto un. Ho segnato questo appunto terminale comunque perché vuole il sudo. E niente. C'era anche un mondo sullo scripting bash che. Io ho provato a seguire delle lezioni qua, avevo questo qua che è molto molto interessante, che ti spiegava tutto, ti spiegava gli array, ti spiegava, faceva esercizi. Sistema di programmazione, cioè, Sì, un linguaggio di programmazione, quindi è un linguaggio più sì, o meno. non è complesso come gli altri, ma è Però puoi fare programmato, molto, però però dato che. può servire su una distro, c'è tutto. Sono partito a fare script da quando ho capito un po' come funzionava. Adesso questi servono un po' da migliorare, perché questo Echo Y fa davvero no. Perché, non so, ad esempio il Pacman ho scoperto che c'è l'opzione no confirm. Vuol dire esegui, non importa, bypass any, are you sure? Quindi non serve più ad esempio chiamare Echo. Basta fare sudo Pacman, meno meno no confirm. Così, che qua, cioè quando comunque capisci che ci sono opzioni già implementate, non ha neanche senso complicarsi la vita chiamando altri programmi. Che qua, sì, dovrei magari diciamo mettermi. Mano che si va avanti con le conoscenze si modificano le scritte. Esatto, da 100 righe. E ci mette un secondo a 10 righe, ci mette 10 millisecondi. Qua non ho ancora cambiato la shell, ad esempio. Uso. Anche Vim sarebbe da citare come tools, però non so se è scritto nvim. No, non è della free software, forse Vim. V. No, neanche Vim, è scritto da Vim. V. No. Forse ancora qualcosa di più esotico, tipo ID. E questo? GNU GPL. Sì, questo. No, questo è la licenza. Sì, ecco questo qua. Questo è un editor molto. Teniamo come prossimo argomento, dai. No, ID è proprio Pensavo usassi cattivo ID. Emacs. o mai Z-Shell. Sì, quello lo uso. Sì, eccolo qua. Io non l'ho mai usato così. Io lo uso soltanto perché ci sono i temi. Mi fa il tema qua, mi fa le freccette. Poi vedi quando vado dentro un repository di Git. Monitor, che è quello, lo script che ho spiegato prima, mi dice in che branch sono. Posso fare git branch, qua ce n'è una sola, però mi dice, mi aiuta un po', mi dice dove sono. Se invece fossi in bash normale, no. Però ho notato che è molto molto pesante il DTSH.
Se noti quando, guarda quanto ci mette quando apro un terminale, invece Bash è proprio istantaneo. Quindi anche lì dicevano che la configurazione può pesare, che ci sono vari plugin. Fa più cose, però ci mette più tempo. Sì, c'è sempre un trade-off, per SH è veramente istantanea. Però meno roba. Se ti basta Bash, per esempio, è più potente. Sì, diciamo. Vabbè, chiudiamo perché sono le 11. Beh, ti ringraziamo perché stai talmente molto competente. Sai che... Grazie, grazie, grazie. Grazie.